Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Pamela Villoresi. Buona domenica a tutti. Grazie di essere qua, per noi è un enorme piacere averla qui, una grandissima del nostro teatro, regista, scuola, film, ha fatto di tutto ed è a Catania e oggi la possiamo vedere sul palcoscenico alla Sala Verga del Teatro Stabile di Catania alle 17.30 con Seagull Dreams, che però traduciamo subito sono i sogni del gabbiano. È una trasposizione realizzata da una regista che si chiama Irina Brook, che è figlia di un grande regista internazionale che molti di voi conoscerete, Peter Brook, che è stato avuto tantissimo in Francia soprattutto, ma sì, non soltanto. Alla Bouffe du Nord, ma è stato uno dei più grandi registi del mondo, ma lei è anche figlia dell'attrice Natasha Perry. E infatti, diciamo, è proprio una figlia d'arte, Irina. E con due grandi, la terza grande, la nostra Pamela Villoresi, che ricorda poi il tutto, uno dei massimi della letteratura e del teatro moderno, che è Chekhov. Vediamolo un momento, in anteprima per noi. Ciao Nina. Ciao zio. Ciao. Oh, grazie, sono niente. Sì, grazie. I miei genitori mi hanno proibito di venire qui. Dicono che siete tutti così boemieri. Hanno paura che mi contagio e che voglio diventare un artista. Ma io non ce la faccio, zio. Mi sento trascinata qui come i gabbiani sul lago. Mi amo tantissimo, mi amo. Ma sono qui. Dai Nina. Nina, dai, dobbiamo iniziare, per favore. Sono terrorizzata, Costia! Non da tua madre! Non è lei! Ah, no! Che succede? Non è lei che mi preoccupa, ma da Trigoni! Il pensiero che lui mi guarda mi fa stare malissimo! È uno scrittore così famoso! I tuoi testi sono difficili da recitare, Costia, ma ci sono personaggi vivi! Ma non abbiamo bisogno di personaggi vivi! Noi dobbiamo rappresentare la vita come ci appare nei nostri sogni! Odio il realismo! Sì, però non c'è recitazione. Sono tutte parole. Ah, ma che meraviglia, quanti attori, quanti giovani. Oggi pomeriggio alle 17.30 alla Sala Verga del Teatro Stabile di Catania. Che cosa abbiamo visto, Pamela? Allora, abbiamo visto l'inizio del Gabbiano, dove c'è appunto il figlio dell'attrice famosa che ora interpreto, Arcadina, che è un ragazzo che vuole scrivere, e la sua fidanzatina Nina è la ragazza che vorrebbe fare l'attrice, hanno i sogni del gabbiano, il gabbiano è appunto Nina, e che io ho fatto a 19 anni con la regia di Bellocchio, tra l'altro, io ho fatto il personaggio della ragazza, come tante attrici nella storia del teatro, ho fatto da ragazzina la parte di Nina e ora da più vecchia faccio quella di Arcadina. E Arcadina è un'attrice famosissima, conosciuta, molto egoista, con il suo giovane amante Trigorin, che è uno scrittore di fama, di grande fama. Ed è una storia in cui l'egoismo degli adulti asfalta completamente i sogni dei giovani, come purtroppo spesso succede, soprattutto nel nostro paese, che è un po' un paese d'anziani, dove i giovani hanno pochissime chance. E il gabbiano perché il gabbiano? Il gabbiano lo chiama Chekhov perché paragona questa ragazza che vuole attirata dal lago come un gabbiano, ma quando il giovane Costia si ingelosisce uccide un gabbiano e Trigorin, lo scrittore, dice un soggetto per un breve racconto, passò un uomo per caso e la uccise come un gabbiano. E lei dice di essere un gabbiano perché si sente uccisa anche da questa storia d'amore di Trigorin che poi l'abbandona nella disperazione. Ma la cosa bella è che Irina qui racconta la sua storia di famiglia teatrale. Nel gabbiano si racconta di una famiglia teatrale, ma lo siamo anche noi. Quindi c'è anche tutto il nostro vissuto dentro la scena, di lei come figlia d'arte che si immedesima molto nel giovane Costia, perché da ragazzina anche lei si ritrovava nelle feste a New York dei genitori, dove nessuno la considerava se non perché era figlia di, no?
C'è il mio vissuto, anch'io sono una madre attrice, anche a me i figli mi dicono ma tu non c'eri mai, insomma tutto quello che viene detto a noi genitori d'arte. Certo, io forse sono un po' meno egoista di Arcadina, ma insomma voglio dire, tante cose ci somigliano. Infatti lo spettacolo è un po' un insieme tra il nostro vissuto, le nostre improvvisazioni e il testo di Chekhov, però riambientata ai nostri giorni. Infatti vediamo i computer, sì, e i cellulari sulla scena. E richiama anche un po' i desideri dei giovani, delle giovani generazioni, di anche di esibirsi. Adesso va tantissimo, ci si esibisce più sulla rete che non alla ricerca di un palcoscenico. Sì, però sì, il desiderio. Ma questo percorso che ha fatto Irina l'ha fatto con i nostri giovani, sia delle scuole dell'area metropolitana di Palermo, l'abbiamo fatto un progetto con la facoltà di psichiatria dell'Università di Palermo, andando a intercettare col computer tante storie di giovani chiusi dentro le stanze durante il lockdown. Lei cominciò da Londra a lavorare anche con i nostri ragazzi della scuola. I 5 giovani che vedete, che vedrete in scena e che avete visto nel filmato, ecco, sono tutti giovani che vengono dalla scuola del Biondo, che, ripeto, è il primo corso di laurea diretto d'Italia in recitazione e professioni della scena, in accordo dove con lei Dance ha un ruolo importantissimo. Io sono la direttrice della scuola. Loro sono ormai diplomandi, non ancora, è il terzo anno, e quindi c'è anche tutti i loro sogni di giovani che vogliono entrare nel mondo dell'arte. Quindi c'è un po' il vissuto di tutto. Non le dico io l'emozione, sto più in tensione quando sto dietro le quinte, che sento loro e sento se la dicono giusta, se dicono la battuta sbagliata, un parto, insomma. Ho altri figli. Questo a Palermo, ma lei a Catania ha già recitato, è stato sul palcoscenico. Io a Catania ho una lunga storia, in tutta la Sicilia, anche nei teatri antichi. Pensate che la prima volta che io venni a Catania a recitare avevo 16 anni, perché io ho fatto il libretto di lavoro a 15 anni, infatti l'anno scorso ho compiuto mezzo secolo di teatro, 50 anni. Complimenti, meraviglia. E la prima volta che venni fu proprio 50 anni fa, avevo 16 anni ed era il revisore, l'ispettore generale di Gogol, e poi sono venuta tante volte sia allo Stabile che in altri teatri. La sua passione l'ha sempre avuta, quindi, da bambina? Ci sono nata, sì, è stata proprio una vocazione, ma poi in una famiglia che di teatro non c'entrava assolutamente. Io sono nata a Prato, mio padre commerciava in stoffe, come molti pratesi, da mia madre parti, esatto, tedesca, ma che non aveva niente, insomma, a vedere col teatro, per cui l'hanno patita, furono coraggiosi. Infatti quando poi divenni un po' famosa con la televisione eccetera, il mio povero papà girava con le riviste che avevano in prima pagina la mia faccia per dire a tutti: vedete, non ero così pazzo, abbiamo avuto ragione a darle fiducia. Sì, è fantastico, e ne ha fatte tantissime, non soltanto così giovani quelle, poi anche altre da ragazzina. Sì, ne fa, questa era, che vedo un'immagine di Medea che viene anche citata nello spettacolo. Questa sempre debuttò in Sicilia al Festival dei Due Mari, quindi vediamo un attimo, possiamo vedere un momento? Sì, fra Tindari e Taormina. Lui era tutto per me, si è rivelato il peggiore degli uomini. Certo che fra tutte le creature dotate di anima e ragione noi donne siamo veramente le più infelici. Prima ci dobbiamo comprare con una grossa dote uno sposo, farlo padrone del nostro corpo, della nostra vita, poi affrontare il rischio di come sarà, buono o cattivo. Sì, perché a noi non è dato ripudiare un marito, le separazioni per noi sono sempre un disonore. Questa è che viviamo al sicuro. Questa è la tragedia classica Euripide. Sì. Però lei è anche specializzata nella poesia, è vero? Sì, a un certo punto. Le poesie per me sono state tra le migliori compagne della mia vita, ho passato con loro tra le ore più belle. E non ho paura dei versi, perché cominciai con Streller, col Campiello, con i versi di Goldoni, quindi ho imparato prima ad ignorarli per trovare la verità delle cose, poi invece a lasciarmi trascinare dal verso. E infatti poi la cosa dei recital di poesie, ne ho 25 in repertorio, è diventata, diciamo, una mia
di specialità professionale, diciamo così. Allora ci dobbiamo godere questo momento che è straordinario con Pamela Villoresi in occasione del 700° della morte di Dante. Prego. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ci si ferma nel quinto, non solo perché è uno dei più belli, Paolo e Francesca, ma anche perché evidentemente riguarda questa terra molto da vicino. Siede la terra dove nata fui sulla marina, dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amore, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona. Che meraviglia, hai sentito dire da lei, che meraviglia. Si ricordava di dov'era, a Pomposa, dov'era? Dove eravate? Eh sì, qui eravamo in Romagna, per questo dicevo di Paolo e Francesca su certo. Questa terra, sì, eravamo in Romagna. Romagna, bellissima, eh? Si è emozionata, emoziona tutti, anche noi sentirla. Ha diretto 28 spettacoli poi, tra l'altro, la nostra Pamela Villoresi, che vogliamo vedere ancora in un altro momento in Santa Teresa d'Avila. Ah, per i 500 anni, sì. Prego. Un giardino dove il Signore offre le sue delizie. Nulla è a paragone della sua bellezza, immensa capacità. L'intelletto non arriva a comprenderla. Solo l'orazione è la mia chiave per entrare e rientrare dentro me, nel castello interiore del mio cuore. Non conta davvero tutto il resto, ed è già molto aver visto questa porta che è promessa di un incontro che è speranza. Che effetto le fa rivedersi così? No, bello questo testo scritto da Michele Di Martino, preso da tutti gli scritti di Teresa d'Avila. È una cosa che avevo nel cuore da 20 anni, da quando capitai ad Avila per lavoro, e rimasi incantata dalla figura di Teresa. E poi questo è un lavoro che, diciamo, corona un lungo percorso legato allo studio della spiritualità, che comunque mi ha accompagnato nella vita, fatto anche in collaborazione con i Carmelitani, ed è stato per me, cioè, studiare, entrare nel pensiero di Teresa mi ha fatto anche crescere tanto come persona. Quindi... E questo significa recitare, entrare dentro e essere contaminati un po' dai personaggi che si interpretano? Assolutamente sì, tant'è vero che quando ho interpretato Medea, e l'abbiamo fatta per 6 anni, ce la continuavano a chiedere, andavo talmente nel profondo dei sentimenti peggiori, quelli che uno vuole tenere lontano da sé, cioè l'odio, la mortificazione, il rancore, il desiderio di vendetta, che alla fine non ce la facevo più, non riuscivo più a riemergere, cioè mi rimaneva questo senso d'angoscia, d'oppressione. Infatti alla fine, nonostante avessimo ancora proposte di rappresentarlo, io dissi, io con Medea ho chiuso, perché mi stava succhiando la vita a me, dissi, con Medea ho chiuso, infatti non fantastico, l'ho più fatta. Ce lo lasci dire, perché poi lei contemporaneamente ha fatto tantissimi film, quasi sono una 30 forse. Eh sì, con i più grandi, Bellocchio, i Fratelli Taviani, Sorrentino, ha fatto La grande bellezza. Abbiamo vinto l'Oscar. Premio Oscar del 2014, lo possiamo vedere un momento, vediamo La grande bellezza. Ma è un po'... Beh, Servillo, la Ferilli, poi arriva una suora.
Sì, a dire la verità è una Roma che io conosco poco, perché tutti parlano di queste feste, dove io però ci abito appunto da 50 anni, non ci sono mai andata, evidentemente ho frequentato un'altra Roma. Frequenti altri ambienti, altre. Però è un personaggio al quale sono molto legata, anche perché è molto simbolico di quelle persone che, come tanti di noi, non danno sempre risposte adeguate alla propria vita. E poi lavorare con Sorrentino è stato veramente un grande maestro, è stata un'esperienza meravigliosa. Mi ha fatto dei provini per altri film, ma non gli sono evidentemente andata bene per la parte di cui aveva bisogno, per cui non è ancora risuccesso che lavoriamo insieme, ma non disperiamo. Piacerebbe farlo ancora. Subito. Che cos'ha che lo caratterizza? Perché ha vinto poi l'Oscar? Beh, ma perché è un maestro, lui se lo ricorda la grande bellezza, quante comparse c'erano, quanti attori eravamo. A lui non sfuggiva niente, bastava una cosa sbagliata di una comparsa nel fondo, una battuta detta leggermente diversa dal copione da un attore, lui veniva, ti spiegava, cioè veramente io mi sono sentita protetta, anche perché il cinema, diciamo, per me è un territorio un po' più vergine, un po' più sconosciuto rispetto al teatro, quindi era una sicurezza che lui mi dava, di cui avevo bisogno. Anche se ne ha fatti tanti di film, e che differenza c'è per noi profani tra il cinema e il teatro? Qual è la differenza? Beh, il teatro è un rapporto diretto, vabbè, c'è un fatto tecnico preciso, se io sono al teatro di Siracusa, voglio dire, ho 3.000 persone davanti, se faccio così con l'occhio non lo vede nessuno, è chiaro che dobbiamo avere anche una gestualità che aiuti l'interpretazione, se io sono in un primo piano al cinema, se faccio così le braccia vanno di fuori, cioè basta fare così con l'occhio ed è più efficace che non agitarsi fisicamente, quindi c'è un fatto tecnico. Però diciamo che il mezzo del teatro, proprio perché è 50 anni che lo pratico, per me è conosciuto, cioè io so più o meno cosa risulta da giù quando faccio una cosa. Invece quando sono al cinema non so bene cosa risulta poi sullo schermo, per cui mi devo molto affidare, e per questo che la fiducia che mi dava Paolo per me era importante. Paolo Sorrentino, cosa pensa di questo nuovo modo di recitare che si vede un po' forse nelle serie, forse più al cinema, in televisione, un po' biascicato, un po' buttato lì, meno impostato di una volta? Beh, oddio, se uno recita al cinema così, terribile, anche a teatro non si può più fare. È chiaro che il cinema ci ha abituato a una certa verità, a una certa naturalità, no? Questo è vero che però qualche volta, ma nei film, perché le fiction ormai alcune sono a un livello tale che superano la qualità dei film, io sostengo. Ah, ecco. Però certo, quando poi non si scandisce bene, diventa impastato, si fa un po' fatica, anche quando ci sono, a meno che non sia richiesto dalla parte, quando ci sono non volute inflessioni, diciamo, dialettali, si sente parlare un po' troppo romano e un po' troppo milanese nei nostri film e nei nostri sceneggiati. È vero questo. Ma non perché fanno personaggi romani o milanesi, il che avrebbe una giustificazione, semplicemente perché magari c'è meno attenzione. Il personaggio che più l'ha coinvolta, Medea, oltre Medea forse? Beh, ho molto amato Didone. Didone. Qui siamo dove? Nell'Eneide? Dove siamo? Sì, però era il testo di Marlowe, che era un contemporaneo di Shakespeare, che ne aveva proprio tratto un intero spettacolo, insomma. E perché Didone? Perché Didone, secondo me, è un po' l'emblema di tante donne di oggi in carriera, che molto spavalde, molto sicure di sé. Tra l'altro Didone è stata una grande sovrana, un grande architetto, ha disegnato lei parte della città di Cartagine, eccetera. Poi arriva questo deficiente da Troia, Enea, con le navi sfasciate, il padre sulle spalle, lei casca come una pera, e qua c'è il tallone d'Achille delle donne in carriera, no? Cioè il lato affettivo, no?
gli ripara le navi, e quello cosa fa? Di notte scappa via con le navi riparate. Ma questo le ha rovinato la reputazione. Cioè, è vero secondo lei questo, che c'è un lato un po' poco coltivato nelle guerriere, forse? Nelle guerriere sì, un po' il tallone d'Achille sicuramente. Che diciamo rimane questo? Beh sì, diciamo che gli uomini sono un po' spaventati dalle donne in carriera. Fanno ancora fatica, anche se non razionalmente, anche se non in malafede, fanno fatica a essere principi consorti, so quel che dico perché fanno un po' fatica. Sì, e ci dobbiamo abituare? Beh, penso di sì, se, come speriamo si va verso nel mondo, verso la democratizzazione e la parità, quindi di genere, di cultura, di razza, di religione, eccetera. È chiaro che le donne saranno sempre di più anche in posizioni di direzione, di comando, quindi è chiaro che sì, ci saranno delle principesse consorti e dei principi consorti, è la vita. E questo è il nostro destino. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Complimenti ancora, la rivediamo oggi pomeriggio alle 17.30 alla Sala Verga del Teatro Stabile di Catania con Seagull Dreams, I sogni del Gabbiano. Pamela Villoresi.